Buongiorno, io sono Mario Siniscalchi, sono un cardiologo che lavora presso l'ospedale Cardarelli di Napoli e mi trovo in questo contesto perché erede spirituale di Sergio Stagnaro. Oggi abbiamo tenuto questo tributo che grazie a Giorgio Terziani ci ha invitato a tenere un tributo e quindi un ricordo dell'opera di Sergio Stagnaro, un'opera che spazia veramente in tanti campi della medicina, ma fondamentalmente il compito principale, il merito di Stagnaro è stato quello di aver portato avanti degli studi importanti inerenti il campo della prevenzione primaria e della microcircolazione nell'ambito della patologia cronico-degenerativa. Fondamentale i suoi lavori, le sue ricerche sono state perché è riuscito a riconoscere un metodo clinico e è in grado di poter fare la prevenzione sul singolo paziente, non una prevenzione generalizzata ad ampio spettro su base statistica, ma una prevenzione sul singolo paziente attraverso la terapia mitocondriale ristrutturante. E suggerisce una serie di comportamenti, di stangioprotettori, di alimentazione, di comportamenti alimentari in grado di poter diminuire la espressione di tutti questi geni patologici che la persona ha potuto ereditare. Base fondamentale del trattamento di questa terapia quantistica mitocondriale ristrutturante, è appunto il Cell Food, che noi utilizziamo nell'ambito di un protocollo clinico di intervento sui pazienti e ottenendo dei risultati che nel campo cardiovascolare sono assolutamente interessanti. Invito tutti ad aderire, tutti i medici chiaramente, ad aderire alla Società Internazionale di Semiotica Biofisica Quantistica. Basta andare sul sito www.sisbq.org per partecipare ai nostri corsi che costano veramente poco, perché dietro tutto questo lavoro non ci sono finalità, business, eccetera, ma veramente c'è una idea filantropica per portare avanti le idee e onorare la memoria del dottore Stagnaro. Grazie.